Bene ragazzi, è tutto pomeriggio che cerco di parlare di Salvatore Toma, non ci riesco. Perché non ci riesco? Perché vorrei mettere un sottofondo così anche del, vediamo se si può, del violino del padrino, del Godfather. Di Scorsese, vabbè, ne faremo a meno. Insomma, un poeta che esce fuori, sembra uscito fuori dalla selvaggia macchia mediterranea della banda della Magliana. Sembra proprio un poeta secco, cioè arido, nel senso anche etimologico. Io vorrei leggere qualche poesia se fossero leggibili. Paiono quasi non poesie, cioè in realtà poesie anche metriche. Cioè, non sto dicendo che sia un poeta alla Bukowski, no, no, è proprio un poeta vero. Non per questo denigrare Bukowski, assolutamente, però. Vento leggero che parli con voci di foglie, che apri germogli e li fai trepidare nella primavera. Vento che asciughi panni bianchi come visi di bambini e a volte con dolcezza il sudore della fronte fa che la mia morte sia liscia, serena come il tuo respiro. Spesso penso alla morte, al modo in cui dirò addio alla vita, eccetera, eccetera, eccetera. Canzoniere della morte. Ora mi fa venire in mente, a parte un passo su, forse il collegamento non si avvertirà, però, di Franni e Zoe di Salinger, in cui viene citato i racconti del pellegrino russo, il famoso mistico della Chiesa ortodossa. Vabbè. Però mi fa venire in mente più da vicino una poesia che non conoscevo, di un poeta che in realtà conoscevo ben pochino, cioè per nome sì, però ora ritrovarla è la poesia di Mario Benedetti. Mario Benedetti, dare a capire anche questo poeta quasi di nicchia, ha scritto migliaia di poesie. Vediamo un po' questa qua che diceva. Riguardo oh. Mario Benedetti, va bene, perdonate, Mario Benedetti è arrivato, eccolo qua. Da rumori secondari. Mi concedo l'onore di rassegnarmi. Vedete che non è distante da Toma, cioè è distante perché Toma non è come Vittorio Sereni, non è come tutti questi Carducciani, ma neanche Govoni, neanche Zanzotto, neanche Sinisgalli, cioè. Invece Mario Benedetti è come Sereni, se vogliamo, però si avvicina un po'. Mi concedo l'onore di rassegnarmi, solo questa notte come riposo, o possiamo pensare anche a Cardarelli. Mi concedo l'onore di rassegnarmi, questo è l'anello mancante, mi concedo l'onore di rassegnarmi, solo questa notte come riposo, domattina presto aprirò gli occhi, sarò un'altra volta coraggioso e ordinario, ribelle con le mani in tasca, eterno con la morte all'occhiello. Cioè quello che si sente anche questa melodia, no, stantia, che ripeto in Benedetti è molto più curata. Cioè molto meno curata e quindi meno orecchiabile e quindi più coraggiosa, più originale, più vera, più, cioè,
cioè più significativa anche secondo me, cioè che esprime un significato non in termini manieristici, di poesia imitativa, intellettuale, poi questa è la mia impressione, per carità, che tutti comunque hanno seguito, a parte Ungaretti, un pochino Ungaretti. Vado avanti. Solo questa notte sentirmi vinto, umile, devastato, fatto e disfatto con avanzi di Dio, qui a sognare senza permesso, a mentire senza speranza. Domani alle 7 aprirò gli occhi, un'altra volta mi darò da fare senza lamentarmi, ascolterò il frastuono universale senza che mi ingannino rumori secondari. Ecco, vedete, questa seconda parte è ben appunto proiettata negli anni 2000 o forse negli ultimi del Novecento, a cui secondo me appartengono i Salvatore Toma o questi, insomma, poeti probabilmente, se esiste solo lui, ce n'è pochissimi altri. Oggi c'è qualcosa di interessante alle volte, ma non vorrei citare, non lo so, Guido Catalano, che più che altro è un cantastorie, però c'è qualche esperimento poetico ancora oggi. Franco Armino, però non ci soddisfano, purtroppo, ma non per essere, per carità, però io spero che un giorno tu faccia la fine dei falchi, belli alteri dominanti, l'azzurrità più vasta, ma soli come mendicanti. Un'altra. Se si potesse imbottigliare l'odore dei nidi, se si potesse imbottigliare l'aria tenue e rapida di primavera, se si potesse imbottigliare l'odore selvaggio delle piume di una cinta catturata e la sua contentezza una volta liberata. Cioè, fanno anche crescere mentalmente queste poesie. Questo è il bestiario salentino del XX secolo, quindi appunto 1900, XX secolo sarebbe il 1900. Quindi Toma, va bene, è morto suicida nell'87, quindi visse comunque gli anni 80, per esempio Pier Vittorio Tondelli. Ecco, se Pier Vittorio Tondelli avesse fatto delle poesie, che non ha fatto, ma ha fatto dei poemetti in prosa, perché altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, che cos'è? È un poemetto in prosa, non possiamo dire che è un romanzo, no? Cioè, anzi, a livello formale è una raccolta di racconti, il famoso Altri libertini di Tondelli, che poi ha fatto molta scuola anche presso i cantautori appunto emiliani, modenesi. Vivere in eterno con i tuoi versi, passare alla storia per rara genialità, essere ricordati, ma ne vale la pena. Ne ho visti di trucidati in luridi convegni, indagati, frugati, fustigati, menzognificati e sfruttati, imbavagliati di motivi inesistenti, storpiati, reinventati. Meglio una morte sola per noi soli, quest'ultima emozione, questo scoppio di felicità, questo smembramento leggero. Testamento. Quando sarò morto, che non vi venga in mente di mettere manifesti. È morto serenamente dopo lunga sofferenza, o peggio ancora, in grazia di Dio. Io sono morto per la vostra presenza. Sembra quasi un po' un Boris Vian nella prima parte, no? Io non vorrei crepare di Boris Vian, il celebre trombettista jazz di cui avevo letto anche varie poesie più volte nell'arco della vita di questo canale, l'ultima proprio pochi giorni fa. E però l'ultimo distico, cioè io sono morto per la vostra presenza, sa tanto veramente di sempre di Boris Vian, ma anche di Carmelo Bene, quando dice appunto, o di Cesare Pavese, quando dice la morte si sconta vivendo, ma anche di quando dice CB, che me lo vede, dice appunto, non sono io che me ne vado, ma sono io a condannarvi a restare.